Prova Apex Legends con la scheda video integrata. E adesso. Andiamo nelle impostazioni, video 1360x768, 110% il campo visivo, perché altrimenti è troppo strano, non si vede niente. VSync ovviamente disattivo, l'anti-aliasing sì, perché altrimenti è proprio ingiocabile, non si distinguono nemmeno i soggetti, no? Vabbè, poi è tutto love, tranne qualità, segni input e qualità red goal. Questi vanno a discapito della CPU, quindi li ho attivati. Gioco, indietro, pronto. La videocamera va, a volte cioè, funziona da quando c'è il firmware originale, funziona. Inizialmente, come è logico, gli FPS saranno una quindicina, se no, quando è sulla navicella. Poi si stabilizzano intorno a 25. La tastiera, ottimo acquisto. Calibro, questo completo sarebbe perfetto. Prezzo prestazione perfetto. Avreste dovuto portarmi l'altro braccio. Vi state pentendo di non avermi ascoltata, eh? Ed ecco il campione. Fossi in voi, terrei gli occhi aperti. E allora, attualmente ovviamente sono pochini, pochini, pochini. 17, 18 fps. Questo è solo l'inizio. Proviamo qualcosa di interessante. Alzo un po' il volume perché c'è qualcosa fuori che magari si sente nel video e non mi va. E allora, inquadriamo gli FPS, attualmente sono minchia una trentina. Ovviamente non posso cambiare la visuale, provo a girarmi. Guarda caso, e dai, vabbè, comunque. Le azioni più concitate scende addirittura a 18. Bah, potrei provare a 720 come risoluzione. Comunque, diciamo che si può giochicchiare, ma è completamente ci è abituato con la scheda video dedicata. No. Ma quanto posso sto video?